Sì, allora cominciamo velocemente qua con l'aspetto della protezione patrimoniale. Abbiamo fatto un breve cappello riguardante un po' l'aspetto soprattutto del passaggio generazionale. Adesso parliamo un po' più di protezione. Con strumenti, come dicevo prima, possono essere utilizzati in entrambe le situazioni. Quali sono i benefici per l'impresa? Vedremo adesso, e anche per l'imprenditore. Perché pensiamo che il trust sia lo strumento migliore per queste situazioni? E poi anche vedremo un caso di passaggio generazionale che poi c'è anche la protezione patrimoniale. Prima di tutto, la prima domanda: perché si rischia? Era una delle domande che facevo all'inizio. Allora, sicuramente le normative che ci sono adesso sono molto più stringenti. Una volta, quando una persona veniva in studio da noi, dicevamo fare una SRL o una SPA, era abbastanza tranquillo, no? Adesso c'è la responsabilità dell'amministratore, i soci coinvolti spesso nelle singole situazioni. Io vedo che le persone sono molto meno tranquille e io stesso, come consulente, mi sento meno tranquillo di dare questi consigli. Quindi, il discorso della protezione penso sia importante. Poi penso che le persone che sono in questa zona hanno visto la zona qui di Monte Belluna, parecchie famiglie, parecchie persone che hanno avuto grandissimi problemi dopo aver avuto varie generazioni intere di successi, hanno perso tutto quanto, e penso hanno fatto perché hanno sbagliato qualcosa, non perché hanno sbagliato tutto nella loro vita, però quel qualcosa è stato sufficiente per rovinare tutto quanto. Quindi quello che noi diciamo è sicuramente il rischio imprenditoriale deve esserci, però vediamo di non esagerare. Qualcosa deve assolutamente rimanere al sicuro. Okay? Chi è che rischia? Tutti gli imprenditori fondamentalmente. Nel caso delle aziende agricole, imprenditori agricoli, i loro familiari, i collaboratori e così via. Le imprese ovviamente, gli amministratori in generale. Così. Che cosa rischiano? Tutto, perché quando parliamo di amministratori di società, parliamo di persone fisiche, quindi persone che hanno qualcosa, quello che hanno lo mettono sicuramente a rischio. Quindi perché devo proteggermi? Violazione di norme in buona fede, dicevo prima il discorso dell'onestà, sono onesto, non mi capita niente. È vero, penso che tutti noi credo che ci sentiamo onesti, però c'è sempre il rischio che qualcosa accada. Qui siamo in una situazione di aziende agricole, se qualcuno beve o mangia qualcosa che produciamo e sta male, il problema ce lo dobbiamo anche porre, per così le assicurazioni e tutto quello che ne deriva. Però potrebbe esserci qualche problematica da questo punto di vista, e anche un singolo problema spesso può creare grandissimi danni. Da questo punto è una cosa imprevista, assolutamente, quindi facciamo una valutazione su questo aspetto. Poi il discorso delle fiduzioni bancarie, cioè chi fa un finanziamento spesso viene vista la fiduzione bancaria. Quindi sappiamo che anche da questo punto di vista possiamo essere a rischio, dobbiamo stare attenti nel rapporto con gli istituti di credito di questo aspetto e sicuramente dobbiamo andare a tutelarci. Non possiamo esagerare perché sennò rischiamo che le banche non ci diano più niente, però sicuramente un po' di attenzione va apposta. Quali sono gli strumenti di protezione che noi consigliamo? Ce ne sono molti, ma tre in particolare ci sentiamo un po' di consigliare. Sono il fondo patrimoniale, il trust e il vincolo di destinazione. In particolar modo se ci concentreremo sul fondo patrimoniale e sul trust. Il vincolo di destinazione è uno strumento previsto dal codice civile che va a tutelare scopi meritevoli. Vi faccio un esempio per farvi capire, ecco, perché il vincolo di destinazione può essere applicato a qualunque situazione personale, in cui casi anche qualcuno l'ha portata anche alla parte aziendale, però insomma, diciamo, concentriamoci sulla parte personale. Ecco. Io ho avuto un caso 6-7 anni fa in cui c'era un imprenditore che aveva una compagna, aveva un figlio, questa compagna, e un figlio che stava nascendo. Proprio per la nascita del secondo figlio, la compagna era molto preoccupata del fatto che questa persona, un po' birichina dal punto di vista personale, ma anche aggressiva dal punto di vista imprenditoriale, potesse mettere a rischio il patrimonio di famiglia. E quindi questi due ragazzi, cioè uno che era nato e uno che doveva nascere, potevano essere messi sicuramente in pericolo dal punto di vista delle certezze. Poi non erano neanche sposati, perché non volevano sposarsi. E quindi abbiamo fatto un vincolo di destinazione a vantaggio, abbiamo messo dei beni di proprietà della persona dell'imprenditore a vantaggio dei figli. Successivamente, dopo 6-7 anni, praticamente questa persona ha avuto dei problemi di tipo finanziario e hanno tentato anche di smontare questo vincolo di destinazione, hanno valutato, però valutato che erano sicuramente scopi meritevoli di tutela quelli che erano stati posti in essere, valutati dal notaio in quell'occasione là, e inoltre era stato fatto assolutamente in tempi non sospetti, cioè 6-7 anni prima non potevano pensare a queste problematiche. Ha tenuto, e questo è un aspetto sicuramente importante, quindi anche questo è qualcosa interessante da valutare. Cos'è che accomuna questi tre strumenti? Intanto questi strumenti praticamente permettono di accantonare una parte o tutto il proprio patrimonio, uno valuta, non è
nessuno di questi strumenti obbliga a portare dentro tutto, si può mettere dentro qualcosina che un po' alla volta, okay? A soddisfacimento di determinati bisogni e interessi, che tendenzialmente sono interessi di tipo personale, di tipo familiare. Fatto questo passaggio, tendenzialmente, poi vedremo le limitazioni, nessuno può più aggredirci i nostri beni. Questo è un aspetto sicuramente importante. Il fondo patrimoniale, vado velocemente, previsto dall'articolo 167 al 161 del codice civile, e va a tutelare praticamente i beni inseriti nel fondo patrimoniale, perché questi beni devono essere, i frutti devono essere utilizzati per fronte ai bisogni della famiglia. Passo velocemente, visto che dobbiamo parlare molto, differenziazione del fondo patrimoniale e trust. Allora, nel fondo patrimoniale posso inserire determinati tipi di beni, tipo beni immobili registrati, parlo la macchina, la barca, titoli di credito, terreni, okay, marchi e partecipazioni, ad esempio, di SRL e SPA, anche se SRL è un po' discusso. I trust invece possono buttare dentro qualunque tipo di bene, quindi soldi, qualunque tipo di un'opera d'arte, qualunque tipo di bene. Nel fondo patrimoniale può essere applicato quando c'è una coppia sposata, okay? E nel trust invece può essere applicato in qualunque tipo di rapporto, anche da una singola persona, dall'altra parte invece non che siano in due sposate. Il fondo patrimoniale cessa, ossia può essere fatto con un terzo, comunque è un altro aspetto secondario. Il fondo patrimoniale cessa se cessa la famiglia, okay? Quindi se viene a mancare uno dei due coniugi perché viene muore, oppure c'è il divorzio, va a cessare il fondo patrimoniale, quindi cessano gli effetti del fondo, perché tutti i beni sono aggredibili. Nel trust invece, se io metto dei beni all'interno del trust, nessuno può più toccarli. Anche dopo, addirittura possono rimanere all'interno del trust e dopo non ci sono più, quando sono venuto a mancare. Questo è un aspetto importante. Nel trust i beni vanno ai miei beneficiari, quindi ai quali c'è prima protezione e passaggio. Cioè se io prendo i miei beni, tutto all'interno del trust, sono protetti, nessuno può attaccarli e sono destinati a chi? Ai miei eredi, ad esempio. Quindi io ho ottenuto con lo stesso strumento due cose. Li ho protetti e li ho passati ai miei figli. Non subito, Quando deciderà? Quando deciderò io, scusa, il disponente deciderà che questi beni andranno. Chi è che amministra questi beni? Beh, i coniugi, per quanto riguarda il fondo patrimoniale, che se nel trust c'è un soggetto terzo, si chiama trustee, poi vedremo chi è, che andrà a gestire questi beni. Nel trust c'è la segregazione, cioè ovvero nessuno può attaccare quei beni, okay? Perché non sono più miei e non sono neanche dei trustee, sono dei trust fondamentalmente. E il fondo patrimoniale però offre una protezione molto limitata di questi beni. Vedremo poi anche recenti sentenze giurisprudenziali che ormai il fondo patrimoniale in pochissimi casi tiene veramente poco, okay? Dal punto di vista finanziario, parlo di fideiussioni, parlo di beni sospetti e così via, tiene. Dal punto di vista invece penale oppure dal punto di vista dell'aggressione fiscale veramente ci sono forti perplessità sulla tenuta del fondo. Con il trust assolutamente invece raggiungo degli obiettivi diversi. Passiamo agli aspetti critici un po' del fondo patrimoniale. Prima di tutto appunto queste contestazioni di tipo fiscale, di tipo penale, per cui spesso il fondo non tiene. Poi, ad esempio, il principio di proporzionalità. Nel trust io posso buttare dentro tutti i miei beni, se voglio. Okay? Nel fondo patrimoniale invece non posso buttare tutti i miei beni, ci vuole un po' di equilibrio. Se ho 200 case, non posso buttare dentro tutte le mie case. Posso buttare dentro una, due, certo, perché devo andare sui vari bisogni della famiglia, queste cose, penso che possono essere 200. Nel trust invece, quando le ho messe. Un altro aspetto importante è le dimissioni precedenti o successive al fondo, alla costituzione del fondo patrimoniale. Ovvero, io faccio un finanziamento, okay? Poi faccio il fondo, come dicevo prima, rischio che mi levo con i fili, quindi è qua equilibrio. Se invece faccio il finanziamento prima, faccio il fondo patrimoniale prima e poi faccio il finanziamento, se la banca decide darmi finanziamento, anche se sei fondo patrimoniale, questa qua è una scelta che ha fatto lei, nessuno potrà nemmeno contestare. Un altro aspetto importante è anche l'aspetto della presenza dei figli minori, perché dicevo prima che cessa nel momento in cui uno dei coniugi si è detto che viene a mancare, ma se ha i figli minori dura fino a quando questi minori hanno la maggiore età. Se nell'atto io prevedo ad esempio che i beni possono fuoriuscire dal fondo patrimoniale anche se ho figli minori senza la richiesta del giudice, sicuramente è una cosa che posso fare, è una frase che posso mettere all'interno dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, però sicuramente ottengo un fondo patrimoniale meno forte, e essendo meno forte è assolutamente più attaccabile. Gli aspetti penali, come dicevo prima,
posso dire ormai tranquillamente che il fondo patrimoniale non tiene dal punto di vista penale, mentre con il trust, proprio perché i beni non sono più miei e si attua lo spossessamento, di fatto non sono assolutamente più credibili, tranne in situazioni particolari, appunto, ripeto, che devono essere valutate caso per caso. Passiamo quindi al trust. Il trust è un rapporto giuridico in virtù del quale il soggetto disponente, quindi una persona, quindi voi che avete determinati beni, prendete questi beni e decidete di costituire un trust. Andate al notario, scioglie e dite: devo fare questo trust. Lui vi dà dei consigli del caso, però diciamo che in linea di massima l'obiettivo qual è? Quello di mettere questi beni un po' alla volta, andare proprio al proprio trust, sarà un soggetto trustee che gestirà in base alle indicazioni che gli avete dato in un atto di trust. Allora, uno pensa: ma sì, cosa faccio? Mi sono spossessato dei miei beni, mi gestisce un altro? Sono tutte domande assolutamente legittime. Non sono neanche qua a dirvi che non è così, cioè nel senso che se dobbiamo fare un trust interposto, facendo far finta di fare un trust, non è sicuramente possibile che posso darvi, perché è qualcosa che qualcuno per vendere un trust lo dice, ma di fatto non porta ai risultati che sicuramente di tutela che noi vogliamo raggiungere. Sicuramente posso riservarmi determinate facoltà, quindi posso gestire il trust in maniera congrua e fare in modo che il disponente vada a gestire determinate situazioni, poi vedremo anche negli esempi. Quindi non è che proprio non ci sia nessuna ingerenza, però deve essere un'ingerenza limitata. L'obiettivo qual è? Quello di passare comunque i beni ai miei beneficiari, che possono essere io stesso, per certi aspetti, o anche i miei figli, o mia moglie, o le persone che io desidero. Il tutto sotto la controllo di una persona che è il guardiano, che di solito è un familiare, che verifica che quello che accade all'interno del trust venga rispettato e che il trustee faccia bene il suo lavoro fondamentalmente. I trust interni sono appunto stabiliti in base alla convenzione dell'AIR che è stata recepita dal nostro ordinamento fino al 1992. Non pensate che trust se ne facciano pochi, ce ne sono, ok? E sono sempre di più quelli che vengono fatti, proprio perché la mentalità europea spinge verso questa direzione. Il nostro paese è un po' più lento ad adeguarsi a queste cose, ma ce ne sono sempre di più che valutano questa situazione, sia per la protezione sia per il passaggio generazionale. Spesso si associa trust a illusione, evasione, non so perché, probabilmente qualcuno in passato l'avrà usato con queste finalità. Non è assolutamente questo, è previsto appunto, è sicuramente uno strumento che ha uno scopo meritevole di tutela ex articolo 1322 del codice civile, cioè quindi è uno strumento assolutamente legale che può essere utilizzato. Per quanto riguarda le contestazioni, noi ne abbiamo fatti parecchi, abbiamo una scopere nostra, non abbiamo mai più contestazioni di nessun genere. Sicuramente, come dicevo prima, non farlo quando che gli animali sono già usciti a ricimbre, come dicevo prima, e non farlo con scopi fraudolenti. Okay. Però sicuramente tiene e non ha determinate problematiche. In questo schema vedete un po' la situazione, avete determinato praticamente, vediamo se riesco un po'. Sì, praticamente c'è il soggetto disponente, che è praticamente il proprietario dei beni, c'è un trustee che li gestisce in base alle indicazioni che gli ha dato il disponente, il patrimonio. Il guardiano controlla che il trustee faccia bene quello che gli ha detto il disponente e poi i beneficiari, che sono i nostri eredi, i nostri figli, fondamentalmente. Qui su questo cerco di correre abbastanza velocemente quali sono le funzioni del trustee, praticamente è il gestore. Possono esserci anche qua delle riserve in cui, ad esempio, il gestore può gestire i beni del trust, ad esempio, richiedendo indicazioni al guardiano oppure avendo l'autorizzazione del guardiano stesso. Da questo punto di vista, bisogna prevedere l'atto di trust queste funzioni. I beneficiari chi sono? Per esempio, i beneficiari del reddito e i beneficiari del capitale. Faccio un esempio semplice: se voi avete un'azienda agricola, potete dire questo: io voglio proteggere, voglio fare il passaggio generazionale, butto dentro l'azienda agricola e vado in trust. Poi possiamo parlare di implicazioni fiscali, ne parlerà poi la dottoressa Gallina. Però gli aspetti che sicuramente sono rilevanti sono quelli di dire: io posso ancora gestire questa azienda agricola? La risposta è sì. Potete ancora gestirla, non è che vada a gestirla il trust, il trustee. Cioè anche là, poi vedremo uno schema che vedremo dopo, c'è la possibilità di gestirla indirettamente. Dato aspetto, se agisco appunto dentro una casa, posso continuare a abitarci? Assolutamente sì, mi do il diritto di abitazione, e poi quando non ci sarò più o quando lo scopo del trust sarà realizzato, il bene passerà ai miei beneficiari. L'azienda, ad esempio, potrò decidere di ricavare gli utili dell'azienda, quindi sono beneficiario del reddito dell'azienda stessa. I miei figli saranno beneficiari del capitale, avranno le quote della mia società
o della mia azienda agricola quando verrò a mancare. Questo, quindi, vorrei capire, queste situazioni qua possono essere ampiamente gestite, è uno strumento molto flessibile, noi siamo abituati ad una normativa in Italia molto rigida spesso, okay. Invece il trust è uno strumento flessibile, ci sembrerà impossibile, ma spesso noi ci mettiamo anche 5-6 mesi a farlo, perché ogni tanto una persona viene a mettere cose nuove e si riescono a inserire. Questo è sicuramente un aspetto interessante. Riguardiamo un altro soggetto che controlla, come dicevo prima, cosa fa il trustee e esattamente la persona di fiducia del trust, del disponente. I principali del trust sono l'effetto segregativo, ripeto, nessuno può toccare i beni perché non sono più miei, regole del trust, la normativa che viene applicata, i beni escono dalla mia disponibilità e vanno nella disponibilità di un soggetto gestore, che è il trustee, che agisce in nome per conto del disponente nell'interesse dei beneficiari. Okay. Perché il trust in Italia? Beh, prima di tutto perché è fatto in lingua italiana, da un notaio italiano, quindi non è che andiamo tanto in giro a fare delle cose strane all'estero, cioè, c'è chi propone queste cose, ma noi cerchiamo di rimanere un po' più piedi per terra. Trust italiano, inizialmente notario italiano, normativa applicata straniera perché in Italia non c'è ancora, ma assolutamente recepita nel nostro paese. Come dicevo prima, risponde alle esigenze meritevoli di tutela e è molto flessibile. In ambito familiare, ripeto il concetto chiave: cosa mi permette di realizzare? La pianificazione successoria, il passaggio generazionale, la protezione del mio patrimonio, ok? Poi altri due aspetti secondo me fondamentali, cioè, allora, se io ho un figlio, ad esempio, disabile all'interno della mia famiglia o con delle difficoltà, uno dei problemi fondamentali che vengono posti sono: cosa succede a questo ragazzo, a questa ragazza nel momento in cui io non ci sono più? Chi si occuperà di lui? Okay? È stata fatta una norma, poi vediamo la legge dopo di noi del 2016, che utilizza il trust proprio per gestire queste situazioni. Perché ok, c'è l'amministratore di sostegno, tutte quante queste cose qua, però fondamentalmente per la parte economica c'è una grossa ingessatura nel nostro paese. E spesso ci troviamo persone che non vendono la casa di proprietà, ma il vantaggio dell'erede, quale ha bisogno di fisioterapia o di altro, perché c'è un blocco e quindi col trust riusciamo a ottenere questo risultato qua assolutamente. L'altro aspetto importante è la separazione e il divorzio. Quando c'è un litigio, una separazione o un divorzio all'interno della famiglia, spesso i coniugi non si mettono d'accordo su chi si tiene cosa, no? Però spesso invece si trova una soluzione dicendo diamo tutto ai figli, però non possiamo farlo subito, perché se lo facciamo subito magari hanno 5 anni, come fanno? Gestiscono l'azienda loro, prendono in mano una valanga di beni, come fanno? E ad esempio col trust posso stabilire queste regole, buttare dentro i miei beni, siamo d'accordo come nel divorzio, i miei eredi, quindi di entrambi i coniugi, decideranno i beni ad esempio in un determinato momento. Vedremo poi una cosa interessante del trust che piace molto è che possono, non è che nel momento in cui queste persone, se qui vengono a mancare, i miei eredi non hanno ancora compiuto 18 anni, gli passano i beni in quel momento, oppure a quando avranno 18 anni. Stabilirò io nell'atto di trust, ad esempio, che i beni passino quando hanno 25 anni, quando saranno laureati, oppure quando dimostreranno di essere in grado di poter gestire la mia azienda. Okay? Quindi questo è un aspetto sicuramente importante che preoccupa. Dicevo prima, sono preoccupato di dover passare le mie cose, di non avere un litro pronto. Però ci sono gli strumenti che permettono di realizzare questo aspetto. Quindi quando una persona viene da noi e iniziamo a fare un fondo patrimoniale, un trust, un mutuo di destinazione, dobbiamo valutare vari aspetti. Il carattere di questa persona, perché se è una persona che ha dei dubbi su alcuni aspetti, inutile proporre cose che mai non sente. Okay. Valutare la sua situazione personale, lavorativa, i rischi che corre. Se uno è un professionista, ad esempio, rischia molto, bisogna stare attento e attenti a questo aspetto qua. E le finalità, cioè cosa vuole ottenere una persona da questi strumenti, sicuramente è importante. Il disponente può continuare a mantenere un rapporto con i propri beni? La risposta è sì, non bisogna esagerare, ecco, non si può dire fa da trustee, bisogna cercare di gestire le cose in un certo modo. Ci sono le cosiddette anche lettere dei desideri che vi permettono di dare indicazione al trustee di mettere in atto determinate azioni nell'interesse, ad esempio, di beneficiare, ad esempio, nel mio interesse. Vi faccio un esempio. Se io ho una malattia degenerativa, oppure mi rendo conto che comincio a star male, ho degli eredi male già acuti, ok? Io sono preoccupato di questa situazione, penso che io parlo tante volte con l'imprenditore, dico non voglio pesare su nessuno, voglio assolutamente avere la mia autonomia economica, ok? Però chi è che si occupa di queste persone nel momento in cui ad esempio non è più in grado di potersi arrangiare? I figli fondamentalmente. Il trust ti permette di buttare dentro dei beni all'interno del trust,
e dire come scopo del trust che si occupino di me nel momento in cui io fossi in difficoltà. Questo è un aspetto importante, è quello che rimane ai figli. Okay? Posso mettere i miei figli, per esempio, come guardiani in questa situazione, in modo tale che verificano delle mie esigenze, però insomma è completamente diverso. Gli elementi fondamentali del trust quali sono? Fondamentalmente sono, bisogna dire intanto cosa deve fare il trustee, bisogna individuare il guardiano, non è obbligatorio, ma noi lo prevediamo sempre. Bisogna determinare le categorie dei beneficiari, nel quale sono normativa di riciclaggio e così via, però in linea di massima noi determiniamo, individuiamo in maniera precisa chi sono i beneficiari. Dopo possiamo lasciare spazio, ad esempio, anche tramite testamento, di individuare i beneficiari successivamente, dando determinate modalità, però in linea di massima facciamo dei trust trasparenti in modo tale che sia un'individuazione, ad esempio, di beneficiari. Bisogna individuare la legge regolatrice e la durata. E qui adesso c'è un passaggio che secondo me è abbastanza fondamentale, che è quello della costituzione del trust e della dotazione del trust stesso. Spesso quando parliamo di trust pensiamo che faccio il trust e tutti i miei beni vadano dentro là, oppure sono obbligato a costituire il trust e fare anche subito una prima dotazione. Io invece tendenzialmente diamo dei consigli un po' diversi, cioè diciamo tu intanto fai il trust, stabilisci quali sono le regole del gioco, ok? Dopo un po' alla volta, quando mi senti pronto, quando senti l'esigenza, puoi iniziare a buttare dentro qualcosina, dipende dall'età, dalla salute, da tanti aspetti, però sicuramente è una cosa importante. Poi possiamo usare anche il testamento per certi aspetti, quindi assolutamente mettere insieme delle cose può essere particolarmente efficace. Ecco, su questa slide, è una slide, secondo me, soprattutto per le aziende, dove, quando c'è l'azienda, che permette sicuramente dei risultati interessanti, perché vediamo c'è un soggetto disponente in alto che è il proprietario, colui che ha beni immobili, terreni, titoli, assicurazioni e così via, che può decidere o meno di poter avere determinati beni all'interno del trust. Poi ci sono appunto il guardiano, il controller, i beneficiari sono coloro che aspettano, e poi c'è la gestione dell'impresa. Dicevo, una grossa preoccupazione, chi ha un'impresa, come faccio a dare a un altro a gestire la mia azienda? Questo è abbastanza improbabile, no? Quindi vuole continuare a comandare, perfetto. Può continuare a farlo, ci sono delle strutture giuridiche che permettono di gestirle, e anche qua non pensiamo che siano cose per la Fiat, possono essere applicati da chiunque. Poi ne parlerà meglio tutto se l'hanno su questo passaggio. Allora, il trust, per andare in conclusione, permette assolutamente di essere utile per separare e proteggere il nostro patrimonio e permette di sopperire e pianificare il passaggio generazionale nel momento in cui non ci sono, ad esempio, eredi, oppure quando ci sono dei figli piccoli, e permette appunto di evitare gli attriti tra di loro. Qui indicazione veloce sulla legge dopo di noi, come dicevo prima, ovvero una legge che permette il passaggio al trust di determinati beni con grandissime agevolazioni fiscali nel momento in cui ci sono situazioni di disabilità conclamata all'interno della famiglia. Differenza tra trust e testamento, che spesso mi si fa questa domanda, non posso fare la stessa cosa che il testamento? Sì, certo, come dicevo prima, soluzione assolutamente intelligente, aspetto minimo da fare, però non sufficiente. Ad esempio nel testamento io posso dire di trasferire i miei beni quando sono venuto a mancare, e quando vengo a mancare i beni passano automaticamente ai miei eredi. Nel trust invece posso decidere di passarli anche dopo. Il discorso che dicevo prima, figli troppo piccoli, figli che non sono adeguati, figli con determinate problematiche. Se ad esempio un figlio che ha determinate problematiche di salute o di dipendenza, è inutile che gli passi i beni perché vengono a mancare, perché dopo 5 giorni non rimane più niente, no? Allora, evitiamo queste situazioni, posso gestirle fino a quando questa persona non sta bene, non ha risolto i suoi problemi, è inutile passare delle cose, le possiamo gestire tramite il trust. Ottengo la protezione patrimoniale, come dicevo prima, nel contestamento no, i beni passano. Poi, ad esempio, posso prevedere di programmare delle erogazioni continue. Ad esempio, io posso stabilire, faccio il trust, vengo a mancare, posso cominciare subito a dare qualcosa ai miei figli, ma non tutto magari, posso stabilire un po' alla volta, alcune cose subito, alcune cose dopo un po' di tempo, ok? E questi sono altri aspetti sicuramente interessanti, dipende sempre dall'età, come dicevo prima, quando vengono da noi, rifiutiamo l'età, la situazione, questo fare qua. Testamento logico spesso è un strumento impugnabile, cioè impugnato, proprio che impugnato, perché in caso può essere assolutamente messo in discussione, però solitamente per la costruzione della condivisione che dicevo all'inizio, cioè ne ho discusso con la mia famiglia, è difficile che venga impugnata questa situazione qua, perché
perché spesso il draft si fa proprio condiviso questo aspetto della famiglia. Il testamento invece è una cosa che una persona subisce e là che nasce il problema dell'impugnazione. Vediamo un caso pratico. Come dicevo prima, su un'azienda possono esserci varie situazioni. La situazione in cui ho già individuato un successore e questo successore abbia determinate caratteristiche, però io voglio prendermi i tempi, stabilire le condizioni, i momenti in cui questa persona, teniamo conto che il trust posso fare quando sono vivo, quindi dico, boh, tu sei il mio successore, però ti posso fare cose un po' alla volta, metto delle regole, ok? Vediamo come va. Poi ad esempio non c'è ancora il successore, perché appunto hai figli piccoli o non è in grado. Appunto possono esserci più successori, ma nessuno è in grado di poter portare avanti questa cosa, e magari non lo saranno mai. E magari non riesco a vendere l'azienda in quel momento, o magari se la vendessi in questo momento sarebbe svantaggioso venderla, perché magari è meglio venderla fra qualche anno. Posso stabilire delle regole per riuscire a ottenere questo risultato, mantenere per un periodo, la gestisce qualcun altro e poi ho a vantaggio dei miei eredi. O se esistono più successori e non ho ancora deciso chi andrà, questo aspetto è importante. Vediamo il caso del signor Rossi, ecco. Il signor Rossi ha un'attività in ambito agricolo, negli anni si è andata bene, è vedovo, ha l'azienda agricola e un patrimonio di circa 1 milione di euro tra beni immobili, immobili, un po' di liquidità e un po' di qualche immobile. È l'unico titolare dei rapporti bancari, degli immobili e anche l'unico titolare dell'azienda agricola. Ha due figli, Giulia, che è il maggiore e gli interessa molto l'azienda, la segue, ama l'azienda, si sente coinvolto nella gestione. Però l'azienda sta crescendo, sta andando molto bene e vorrebbe anche imparare qualcosa di più della parte strettamente tecnica, vorrebbe anche occuparsi un po' di economia, sviluppare l'azienda dal punto di vista commerciale e vorrebbe quindi assentarsi un po', visto che ha seguito l'azienda per un bel periodo, adesso che tutto è in mano la situazione, vuole avere maggiori competenze, quindi vuole andare a studiare. D'altra parte c'è Luca invece che non gli interessa l'azienda agricola, si vuole tutti bene, però l'azienda agricola non gli interessa. Fa l'artista e quindi è disinteressato. A quel punto il signor Rossi è molto preoccupato, che dice come faccio qua adesso a gestire questa situazione? C'è uno che interessa l'azienda, l'altro non gli interessa, non voglio farci differenze, okay. Poi tra l'altro queste persone qua hanno dei coniugi che non mi piacciono neanche tanto e quindi vorrei evitare che vada in mano a loro e non vorrei neanche che si mettesse soltanto in mezzo. Quindi voglio assolutamente fare in modo che Giulio gestisca la mia azienda, però voglio anche lasciargli la possibilità, voglio salire adesso che non sto tanto bene, quindi non vorrei che mi capitasse qualcosa. Però non voglio di stare a casa e andare a studiare almeno un annetto all'estero. Però voglio stabilire già le regole adesso. Luca non voglio fare differenza, devo fare artista, brava persona, non seguo l'azienda, quindi voglio mantenere le cose eque. E dall'altra parte il signor Rossi dice anche io non sono mica venuto a mancare, voglio continuare a gestire l'azienda. Voglio mica sparire, voglio passare le mie competenze, voglio essere, sono importante con questa attività qua, no? È la classica situazione che spesso uno dice, lasciando tutto quanto i miei figli, poi cosa mi resta a me, chi si occupa di me, mi lasciano impiantato, metti in casa di riposo, queste cose qua. Dobbiamo evitare queste situazioni, quindi il trust è sicuramente una soluzione, lo vengono da noi, ci chiedono delle soluzioni e diamo indicazioni del trust. Ecco. La domanda è che noi ci siamo posti in questa situazione reale che ci è capitata, è stata perché non vogliamo chiedere un patto di famiglia a favore di Giulio e ad esempio una donazione di beni a favore di Luca, no? Cioè, in qualche maniera poteva stare anche in piedi, no? Il motivo per cui abbiamo scelto poi la strada del trust era anche perché il signor Rossi si sentiva anche preoccupato della situazione dell'azienda, ok? Quindi aveva delle preoccupazioni. Quindi dice, io voglio proteggere anche determinati beni. Quindi voglio fare in modo di mettere un trust anche per ottenere il discorso della protezione patrimoniale. Fatto in famiglia donazione, ho ottenuto il passaggio, ma non la protezione. In secondo luogo, non teneva la soluzione di evitare che i coniugi andassero a rompere le scatole. In quella maniera, invece, io ho ottenuto questo risultato. Okay? Inoltre, sono riuscito in maniera molto equa, con 1-4, a gestire la situazione dal punto di vista dell'equità. Non ho fatto differenze. Okay? Questo è importante. E poi ho ottenuto un altro aspetto importante, quando ho fatto il patto di famiglia, che fine fa il signor Rossi? Il signor Rossi vuole continuare a gestire la sua azienda, non vuole mica non fare più niente. Vuole anche dare, lui mi dice anche, io voglio comunque dare indicazioni al trustee, su cosa voglio fare. Quindi il signor Rossi continuerà a dire, tramite ad esempio in questo caso la holding, voglio che facciate in questo modo, voglio che portate avanti le cose in questo modo. Quindi continua a incidere. Okay.
con gli altri strumenti non riuscivo a ottenere questo risultato. Quindi fondamentalmente, quindi come vediamo qua, gli strumenti possono essere molteplici, quindi patto parasociale, patto di famiglia, usufrutto, mutua proprietà, la holding. Proprio che noi abbiamo cercato di dare come indicazione la combinazione delle quattro soluzioni, che è appunto il trust, in cui il signor Rossi dà tutta la risultata sia agli immobili, sia al denaro, sia all'azienda, a vantaggio dei propri beneficiari in maniera equa, li protegge, evita i coniugi e continua a comandare. Questo è un aspetto sicuramente importante. Un'altra questione sicuramente rilevante è la questione della legittima. Allora, non dobbiamo pensare che questi strumenti mi evitino di fare le cose in maniera equa, non è che posso dire a un figlio a te do tutto e l'altro non do niente, okay? Mi permette di gestire la situazione, ma non di fare differenze, quindi questi aspetti qua devono comunque essere mantenuti. Un'altra cosa importante è il discorso delle garanzie. Quando abbiamo fatto gli atti in trust, abbiamo sempre inserito, quando parliamo di imprenditori, la possibilità da parte del trustee di dare garanzie, okay, a favore degli istituti di credito. Perché? Perché spesso una domanda che mi è posta era: ma se io butto dei miei beni all'interno del trust, dopo chi mi finanzia? E quindi uno dice: butto dentro il trust, non riesco più a ottenere nessun finanziamento. Ottengo invece l'effetto contrario, perché se io non faccio un atto di protezione patrimoniale, tutti possono aggredire i miei beni, qualunque persona, dei fornitori, l'erario, okay, un cliente che ci fa causa, okay, le banche. Se invece io come trust do garanzie solo alla banca, è l'unico soggetto che può rivedersi su tutti i beni, nei limiti che gli darò tra l'altro. Quindi nessun altro potrà attaccare, quindi la banca è ancora più regolata a darmi credito. È una situazione importante. Come avete visto, il ruolo importante è anche quello del trustee. E qui solitamente noi per i trust più piccoli mettiamo un familiare, mettiamo una persona di fiducia, non occorre avere particolari competenze per il trustee. Sarà anche uno che sia laureato, oppure sia una SRL, può essere una persona fisica normale. Okay. È evidente che in determinate situazioni più complesse bisogna dare in mano a qualcuno che lo faccia di mestiere un po' questo. Noi abbiamo una società che è la Trust Company che si occupa di queste cose e cerchiamo di rispettare sia l'aspetto della riservatezza e poi anche avere una gestione delle situazioni un po' professionale. Chiudo con i tre vantaggi chiave del trust. Allora, tanto che vi rimanga in mente almeno gli aspetti più importanti. Il trust permette quindi tutelare i beni aziendali in maniera molto forte, cioè quindi anche quelli che sono stati oggetto di sacrifici anche di intere generazioni, permetterà di gestire gli accadimenti luttuosi anche in situazioni in cui io non ho figli minori in maniera adeguata e anche in situazioni di disabilità oppure quando io posso essere in difficoltà. Questo è un aspetto importantissimo. E non ti permetterà di programmare la pianificazione successoria aziendale. Ognuno di noi verrà a mancare prima o poi, non so, quindi è una cosa brutta da affrontare, assolutamente inevitabile. E sicuramente affrontare in maniera adeguata, con un po' di spirito critico e ponendo attenzione a quali possono essere le varie soluzioni, sicuramente è una soluzione che risiede. Grazie. Diciamo che è molto tosto. Comunque, sì, adesso siccome anch'io dovrò fare le domande dopo, comunque forse è meglio adesso diamo la parola direttamente al dottor Serraglio e poi dopo cerchiamo di alla fine un po' di chiarirci su alcuni aspetti.